Siamo qui con un genitore, vuole dirci come si chiama? Sono Francesco Pambieri, uno dei genitori dei bambini frequentanti l'asilo. Ecco, la problematica dell'asilo di Castellazzo dei Barsi che aveva chiuso adesso è risolta? Sì, è superata. Dopo soli 2 giorni di chiusura l'attività ha ripreso regolarmente con una nuova gestione e, come spiegherà questa sera il sindaco, c'è stata un'interruzione di cui i sottoscritti sono stati informati con 24 ore di anticipo, formalmente. Voglio fare solo una breve premessa. Quando noi ci siamo insediati come amministrazione, subito ci siamo resi conto che questo asilo nido viveva una situazione sua di sofferenza. Era in ritardo con i pagamenti, i pagamenti erano difficoltosi, e ci siamo resi conto anche che anche gli adempimenti proprio come il DURC, no? Che riguardano la contribuzione dei dipendenti, non erano regolari. Nonostante ciò abbiamo cercato un dialogo col Nido e abbiamo cercato con l'ente gestore di vedere se si riusciva a trovare una soluzione a questo problema. Ora, noi siamo usciti con un'asta pubblica. Il nostro obiettivo fondamentale è stato quello esclusivamente di tutelare i bambini in primis e le famiglie in secondo. Credo che nessuno può dar contro a un'idea di questo tipo, perché quando si è chiamati ad amministrare, credo che il ruolo principale, ma questo me l'hanno chiesto anche i genitori nell'assemblea pubblica, sia quello di tutelare i bambini e l'utenza. Noi l'abbiamo fatto, cosa succederà non lo so, abbiamo dovuto comunque fare un cambio di gestione immediato perché noi ci aspettavamo che comunque dopo la chiusura, dopo la nostra uscita con l'asta pubblica, l'asta di interesse, già da settembre partire con una gestione nuova, l'attuale gestore ha deciso di chiudere il nido e di licenziare i dipendenti, perché così è andata, qualcosa che non è vero, contraddirmi. Ecco. Allora, a fronte di tutto ciò, come giunta abbiamo dato mandato alla posizione organizzativa di intervenire in ufficio, di fare in modo che, visto che la Dado avrebbe dovuto continuare il suo servizio fino al 31 luglio, non lo faceva più, venendo meno a quanto era richiesto nella convenzione, abbiamo detto alla nostra funzionaria di intervenire d'ufficio e quindi di ordinare lo sgombero immediato dell'immobile e di procedere a dare incarico a un'altra società in questi 2 mesi.